Benvenuti a Scenari Economici. Oggi brevemente parliamo di euro e parliamo delle contraddizioni che ci sono proprio alla base dell'euro stesso. L'ispirazione è un articolo comparso su Express che trovate citato all'interno di Scenari Economici, nel quale un analista finanziario e corrispondente del giornale viene a parlare della debolezza dell'euro stesso, descritto più debole di una criptovaluta o costruito sulla sabbia. Il perché è molto semplice. Mentre tutte le altre banche centrali vengono ad avere la funzione di garantire il debito pubblico dello Stato del quale sono banche centrali, quindi per esempio la Bank of England garantisce il debito pubblico inglese e alle spalle ha il governo britannico, o la Fed garantisce il debito degli Stati Uniti e alle spalle ha il governo americano, la BCE per statuto non può emettere moneta per ripagare i debiti dei paesi dell'area euro, quindi non c'è nessuna garanzia da parte della banca centrale sui debiti pubblici. Questo fa sì che questi debiti siano costruiti in realtà sulla carta e la BCE stessa non avrebbe comunque le riserve per poter intervenire in modo adeguato. Perfino il famoso MES di cui tanto si discute non ha i mezzi per garantire seriamente i debiti dell'area euro e a sua volta non è garantito dalla Banca Centrale Europea. Il debito complessivo esplicito dell'area euro è di 9 miliardi di euro. Lidon viene ad aggiungere il debito cosiddetto implicito, cioè le garanzie degli stati a favore di enti terzi per altri 6 miliardi. Questo fa sì che, secondo Lidon, il debito pubblico sia pari a 15 miliardi complessivi e quindi ben superiore al PIL europeo. Questo fa sì che i vari rating che vengono dati dalle varie agenzie internazionali siano in realtà, come per esempio il AA dato alla Francia, siano in realtà costruiti solo sulla carta e non siano realistici se non per la Germania, che ha un rapporto debito-PIL solo al 60%. Ora, si può discutere queste affermazioni di questo analista, però un fatto è vero ed assodato. Il fatto che lo statuto della BCE sia parziale e li vieti l'intervento a garanzia dei debiti è una grande debolezza, non una grande forza della banca centrale, la quale si trova sempre in balia di eventuali crisi derivanti dalla fiducia sui debiti stessi. Bisognerebbe in teoria completare il costrutto dell'euro, quindi completarlo con la garanzia dall'arte della banca centrale, come avviene in tutto il resto del mondo, sul debito dell'area euro, ma sappiamo che questo è praticamente impossibile per le contrarietà dei parti tedesche e dei paesi nordici. Quindi continueremo ad andare avanti con una moneta che è basata solo sulla speranza di un intervento pubblico e sulla speranza di una salvezza. Venite su Scenari Economici e leggetevi l'articolo, che comunque è molto interessante. Grazie e a presto.